Oggi parliamo delle profezie di Natuzza-Elwa. Sì, perché ai mistici spesso si ricorre proprio perché si è curiosi del futuro, si è curiosi di quello che succederà alle nostre vite e alla umanità intera, quasi che per la loro vicinanza, per la loro intima unione con Dio, loro possano già conoscere, già sapere cosa accadrà. Ma non è così facile. Cadremmo, anzi, in una idolatria, vero? Cadremmo in una grande anche cosiddetta bestemmia, quella appunto di ricorrere agli indovini. Sì, tanti mistici sono stati accusati forse di fare un po' di spiritismo a buon mercato, ed è una delle grandi accuse che è stata rivolta a Natuzza in primis, anche per altri suoi doni, altri suoi carismi. Diciamo che, andando ad approfondire in maniera più dettagliata le eventuali profezie che Natuzza può avere ricevuto, cadiamo un po' come nel discorso di Padre Pio, ossia che Natuzza riusciva a consigliare alle persone tantissime che si recavano da lei in maniera molto semplice, dando anche dei consigli di natura medica, in alcuni casi dei consigli di vita, sempre per intercessione. Quindi lei non conosceva direttamente, ma veniva posta a conoscenza dal Signore, che concedeva questa capacità. E forse l'unico episodio un po' profetico che è avvenuto nella vita di Natuzza è stato rivolto a lei stessa, quindi la coinvolta in prima persona, ed è stata la cosiddetta morte apparente. Ah sì, molto sì. Interessante, raccontaci. Sì, la Madonna aveva annunciato a Natuzza che avrebbe fatto la morte apparente. Lei, da ragazza semplice e anche, possiamo dirlo senza nessun problema, analfabeta, perché non aveva fatto nessun percorso di studi. Ricordiamo che la vita di Natuzza, soprattutto nella sua infanzia e adolescenza, è stata caratterizzata da un'estrema povertà. La Madonna le aveva rivelato questa morte apparente che lei avrebbe fatto, e lei non sapeva il significato del termine apparente, quindi lei era convinta letteralmente di morire, e lo aveva rivelato un po' a tutti, tanto che tutti sono stati in attesa di questo fenomeno, che si è verificato il 26 luglio del 1938. Natuzza è caduta in un sonno lunghissimo, perché è durato quasi 7 ore, alla presenza di medici che erano accorsi, ma anche delle persone che le volevano bene. Dopo queste 7 ore di sonno, Natuzza si risveglia e dice di essere stata in paradiso con Gesù, e che Gesù le abbia rivelato i 3 compiti che le erano un po' destinati, e che lei doveva amare e soffrire, amare e compatire e portare a lui le anime. E quindi forse in questo caso possiamo parlare di profezia, perché in qualche modo la Madonna ha profetizzato qualcosa che si è poi realizzato in merito alla sua vita. Ma se dovessimo parlare di profezie che Natuzza ha rivelato in merito all'umanità intera, possiamo fermarci e dire che non ne troviamo. Sì, e infatti non dobbiamo cadere in questa curiosità, anche se è lecita umanamente, perché anche se abbiamo paura del futuro, anche se temiamo di non farcela, anche se sarebbe facile già conoscere le cose per essere attrezzati, dobbiamo affidarci, confidare nella bontà di Dio, nella provvidenza, confidare nella carezza, nell'aiuto della Madonna, e anche nell'intercessione dei santi, e perché mistici, no? Sì, e dei mistici, certo. Perché no? Proprio di Natuzza-Elwa.